confusione attorno. Bacioni, bacioni. Buongiorno. Scusi Matteo, si può girare un attimo Matteo? Ma fate passare il finito. Oh, ma destra, mi dava passare però.
Buongiorno. Facci tu passare, Maurizio. Oh, smuenta. Chino, amore. Smuenta. Stava venuto un caterpillar. Aspetta. Il ministro deve passare. Albi. Non sbagliate come a qui senza la braccia. Gino, è di sveglianza che non lavoro. Lo so, vabbè, la somiglianza. Ma come una faccia del cazzo che può fare? È troppo simpatico questa cosa. È una caricatura bella. Noi tarantini non possiamo manifestarlo, facciamo un senso la democrazia. Ok, allora quando vuoi che ci vai a io sono partito, anche aspettando un centro, però... Sì. Grazie al collaggio di Messina di Centro all'estero. Insomma, per diventare il governo c'è una cuzzina, no? Quindi venire qui a fare le passerelle elettorali, la città di Taranto ha già dato, e oggi rispedirà al mittente questo tentativo di campagna elettorale, è riuscito anche abbastanza male. Salirete alle 15.30? Come Giustizia per Taranto e altre realtà associative abbiamo deciso di salire semplicemente per dire che questa passerella elettorale è ignobile, che non l'accettiamo e andremo subito via, nessun confronto con chi non ha credibilità, con chi ha dimostrato di essere una persona che un governo che non rispetta i patti, che non rispetta quanto detto in campagna elettorale, quindi non daremo loro la possibilità di raccontare una storiella sulla città di Taranto come vogliono loro. Ecco, non è anomalo contestare e accettare il confronto di non stiamo accettando, ripeto, non stiamo accettando il confronto, stiamo dicendo in maniera chiara che saliremo semplicemente per spedire al mittente l'invito e dicendo che questa città quando ha chiesto di confrontarsi non è stata ascoltata, quando ha chiesto risposte non le sono state date, che oggi vengano qui a raccontare bugie, altre promesse elettorali, per favore abbiamo già dato, quindi rispediamo al mittente, non ci siederemo, saliremo, leggeremo un documento, manderemo a quel paese il governo come merita chi ha tradito questa terra e chi specula ancora sul dramma di questa città. Dopodiché la protesta di stamattina è una protesta che la città di Taranto sente la necessità di esprimere. A fronte di un eventuale annuncio riguardante l'immunità penale, che commento c'è? Sull'immunità penale noi su questo siamo intervenuti già in maniera precisa. Il governo avrebbe potuto già eliminarla da tempo. Tra le altre cose, l'immunità penale rispetto al decreto scritto da Renzi parlava che sarebbe durata 18 mesi dalla pubblicazione del DPCM. Quindi diciamo rispetto alla pubblicazione del DPCM scadeva il 30 marzo 2019. Sarebbe bastata da parte del governo anche una legge di interpretazione autentica per porre fine a quello che è una vergogna per lo Stato di diritto. Quindi, per quanto ci riguarda, l'immunità penale sarebbe già potuta essere tolta. Non lo hanno fatto ed è già una cosa gravissima.
sono al governo da quasi un anno, per noi già è un dato di bocciatura totale. Dopodiché chiaramente vedremo cosa faranno, chiaramente l'immunità penale, se dovessero toglierla, ne prenderemo atto. Questo non cambia nulla sui tradimenti fatti. Secondo alcune interpretazioni, tra l'altro, del Tribunale, il 30 marzo sarebbe già scaduta. Sarebbe già scaduta, tra le altre cose... Controversa la cosa. È controversa, chiaramente per quello sarebbe stata necessaria una legge di interpretazione autentica da parte del governo. Ma sappiamo, lo vediamo su tutti i fronti, questo governo non sa neanche da che direzione ad andare. C'è un governo che viene gestito fondamentalmente dal leader che è Matteo Salvini. Adesso in campagna elettorale, probabilmente vedendo i sondaggi, si sono resi conto che l'elettorato che li ha sostenuti si è reso conto che sono dei pagliacci, scusatemi il termine. Perché avete contestato 5 persone con la bandiera 5 stelle passando? Perché questa città schifa il Movimento 5 Stelle, lo ritiene l'ennesimo partito che ha tradito questa città, che ha speculato sul dramma di questa città, che ha fatto una retorica sulla chiusura per poi tradirla appena arrivati al governo. Quindi fondamentalmente abbiamo manifestato il nostro dissenso nei confronti di un movimento nemico di questa terra, di questa città. E aggiungo nemico anche di tutto il sud, visto che avendo consegnato l'Italia alla Lega Nord hanno di fatto tradito tutto il movimento, tutta la realtà meridionale. Grazie. Grazie a voi. Dobbiamo. Buongiorno. Bene hanno fatto questo oggi a ricordare di questo. Mentre coloro che stanno andando. Giro, ma è scemere da mappare, non è facile niente. La muestra sua. Non credo ci sarà nessuna svolta per Taranto. Probabilmente qualcuna vorrà andargli a dire in faccia che hanno tradito il mandato elettorale. Io credo che loro l'abbiano capito benissimo. Prima, in altre occasioni, questa sarebbe stata una piazza con diverse bandiere del Movimento 5 Stelle. Basta guardarsi intorno, non c'è una bandiera. Ci sono stati alcuni coraggiosi prima che sono passati con la bandiera rotolata, quindi avevano vergogna di mostrarla, nonostante questo sono stati riconosciuti, sono stati contestati. Quindi il Movimento 5 Stelle ha tradito questa città ed oggi viene a portare un'ennesima promessa che secondo me non porterà nulla di buono. Secondo te quali potrebbero essere le previsioni alla luce di questa ennesima promessa non rispettata? Le previsioni per le ultime politiche europee, comunque le prossime 2020? Io credo che Taranto non premierà il Movimento 5 Stelle, io credo che proprio in questa città avrà un crollo abbastanza netto e verrà punita severamente. Che dirai oggi? Anzi, salirai alle 15:30? No, non salirò perché l'associazione di cui faccio parte, Taranto Respira, non è neanche stata tra gli invitati, perché secondo alcuni è un movimento politico che Taranto si è candidata. Respira non è stato invitato? Non è stato invitato. Ma forse perché aveva la lista politica? Cioè probabilmente comunale, per quel faccio là comunque, lettura, esatto, non, probabilmente per questo, quindi non salirò, ma io credo che diverse associazioni hanno rifiutato, almeno a sentire alcuni amici. Qualcuno ha detto che salirà, respingerà l'invito al mittente e scenderà. Anche questo, perché sono stati presi in giro già due volte, perché Di Maio ha invitato diverse associazioni per ben due volte a Roma prima della cessione dell'Ilva da ArcelorMittal, quindi ha avuto modo di sentire i pareri di tutti, ma già conosceva benissimo, visto che è venuto anche durante la campagna elettorale a Taranto, fece un bel comizio l'Orfeo, ma soprattutto i 5 parlamentari tarantini conoscono benissimo quali erano le richieste che il territorio voleva fare a questo nuovo governo. Questo nuovo governo non ne ha mantenuta neanche una per Taranto, ha preso il 50% circa sulla base di una promessa di chiusura che ha disatteso, potevano passare alla storia emanando il primo decreto salva Taranto e ammazza Ilva, visto che il PD ne ha emanati 12, salva Ilva e ammazza Taranto. Evidentemente loro dimenticano di essere forza di governo, credono di essere ancora forza di opposizione, quindi danno sempre la colpa a qualcun altro. Non sono stati neanche in grado di togliere la scandalosa norma dell'immunità penale, quindi direi che per questa città hanno fatto nulla, continuano a fare nulla. Quest'oggi vengono a rivendicare una promessa secondo loro di cambiamento, di riconversione, portando
a loro dire dei soldi che in realtà sono dei soldi che erano stati stanziati già dal governo PD e da Renzi, dal ministro Renzi. Quindi direi proprio che non hanno fatto nulla, continuano a non far nulla per questa città, l'hanno tradita e continuano a tradirla. È una visita esclusivamente per venire a cercare di recuperare dei consensi che secondo me non recupereranno. Questa poca affluenza di Taranto, come la vedi? Stanca la città o presa in giro? No, è stanca delle prese in giro. Io credo che comunque continua ad arrivare gente, anche perché avevamo detto più o meno intorno alle 10, infatti piano piano va sempre più riempendosi la piazza. È chiaro che dopo 10 anni di battaglie il Movimento 5 Stelle ha dato una botta forte sulla lotta di questa città, perché si sperava finalmente in un cambiamento, cioè finalmente c'era una forza che ha sempre detto di venire dal basso, che avrebbe fatto una volta arrivata al governo gli interessi dei cittadini, che sarebbe stata tra la gente per fare gli interessi della gente. Il ministro Di Maio ha detto che sarebbe venuto in piazza, quest'oggi non viene in piazza, si va a chiudere nelle stanze blindate della prefettura, quindi stanno facendo esattamente come il PD, ma io direi peggio del PD, perché il PD si è sempre dichiarato per la prosecuzione di questa attività, si è sempre blindato nelle stanze, loro stanno facendo esattamente il contrario di quelli che hanno professato. Siamo passati dalla nostra scorta sarà la gente, alla nostra scorta è l'agente di polizia. Ciao consigliere. Professor Confucio.